l'idea nasce soprattutto dal fatto dell'ascolto che abbiamo avuto in questo anno e mezzo per quanto riguarda tutte le associazioni di pazienti, che ci hanno detto che purtroppo i temi della cronicità, non dico che siano rimasti indietro, ma rispetto all'emergenza Covid non hanno avuto molto ascolto. E quindi l'idea di recuperare il Piano Nazionale della Cronicità, che invece è uno strumento importantissimo, ancora molto valido, ci ha permesso di pensare alla costituzione di questo intergruppo, che servirà quindi Camera e Senato, che seguirà proprio la linea guida di questo piano della cronicità, perché al suo interno ci sono già determinati rilievi, insomma punti di arrivo per quanto riguarda, e la presa in carico per quanto riguarda i pazienti cronici. Quindi seguendo quel piano noi potremo attenzionare e osservare quello che invece non ha funzionato durante il periodo del Covid.